Igles, buonasera. Buonasera. Siamo qui a Pescia. Senti, Igles Corelli, leviamoci il dente già che ci siamo, perché Sì. siamo a Pescia, però piano piano ti sposti sempre in zona. Sì, a 20 chilometri di qua ci spostiamo, ci avviciniamo a Firenze, andiamo in una zona anche territorialmente più vocata per il turismo, quindi siamo vicino a Vinci, siamo Lamporecchia, una villa Però del sempre nella 600, provincia di Pistoia. sempre la provincia di Pistoia, guai. E siamo dentro una villa del 600, la Villa Rospigliosi, la location è molto interessante, quindi ci siamo fatti l'ossa qui a Pescia e adesso è ora di fare il salto. Il gruppo, il nome sarà sempre Atman, il gruppo sarà ampliato, Però sempre un gruppo affiatato. sì, il gruppo Fiat, la base è fiatatissima perché io e Marco siamo rimasti qui fin dall'inizio, insomma, e poi si è aggiunto Federico che era anche all'inizio, Andrea è in cucina con noi da sempre, quindi ecco, il gruppo rimane quello. Poi, si aggiunge Rossetti che ci darà una mano per quanto riguarda la cantina, non sarà presente lì, però ci farà una bella ricerca sulla cantina. E la Loretta Fanella, anche lei farà parte del gruppo, quindi legati dolci. Avremo anche un supporto in sala di un sommelier, un ragazzo che viene da Scavin. Il gruppo è buono, la villa è altisonante, il locale sarà modernissimo dentro una villa del 600, logicamente noi dobbiamo rompere il bello dell'ambientazione, quindi andiamo in una zona neutra, molto tecnologica e molto innovativa, quindi la gente avrà l'opportunità del bello legato Ecco, però ci sarà sempre lo all'ambiente. scenario che abbiamo dietro, la cucina a vista. È ancora più ampia, sì, è ancora più ampia. Addirittura sarà anche più, proprio lo schermo sarà più grande, anche più basso, quindi si vedrà meglio la sala. E poi abbiamo anche un orto biodinamico con una serra, dove dentro la serra metteremo un tavolo dove gli amanti della cucina vegetariana avranno la possibilità anche di cenare in un posto sicuramente magico. Senti, e parlando di altre cose, piano piano stai anche regalando i tuoi segreti, perché so che tenete corsi di cucina anche per i tuoi amici, per i tuoi clienti, ma principalmente sono amici poi alla fine. E beh, questo è un po', è sempre stato, secondo me, uno dei pochi pregi che ho, no? È sempre stato quello di regalare, poi, tra virgolette, perché è sempre un lavoro, quindi regalare il sapere dello chef, già a Gambero Rosso, con una scuola in più, con il canale satellitare, quindi vedo già le cose che so, insomma, vengono date loro. In più, anche qui al ristorante, riusciamo a fare dei corsi interessanti con futuri clienti, quindi chi si avvicina, gente che ha sentito parlare, viene a fare il corso e poi diventano anche clienti del ristorante, quindi c'è una sorta di, di educazione, no? Cioè, quindi io do il mio sapere a loro, sono presenti. E poi c'è una verità anche, che il cuoco ha bisogno di un interlocutore, sempre. Difatti la sfortuna di cuochi, anche molto importanti, è quello di non avere mai l'interlocutore, cioè sei talmente famoso che poi nulla ti viene negato no? Nel senso, il piatto che fai te, l'80% è buono perché ti chiami con quel determinato nome. Invece se uno ha un interlocutore serio, quindi un cliente, un amico, che non deve decidere lui la bontà, però uno ha già un'intuizione se il piatto può essere valido o meno. Quindi il confronto è una cosa determinante. Io l'ho sempre avuto, nei miei ristoranti che ho sempre avuto alcune persone, che facevo assaggiare i miei piatti, c'era sempre un confronto tra di noi se poteva andare bene o poteva andare male. Senti, tu hai avuto ristoranti sui due versanti dell'Appennino.
quindi in zone territoriali di tradizione culinaria, anche di amore per la cucina, però forse con delle ricette, dei sapori, dei gusti e dei clienti anche diversi. E che differenze hai trovato fra la Toscana e l'Emilia Romagna da un punto di vista dell'approccio col cliente? Beh, per quanto riguarda Argenta, quindi il primo ristorante di Trigavolo, quello era un locale di totale rottura, quindi lì nascono veramente dei segnali della ristorazione, quindi nasce la cucina del territorio, nasce il confronto, nasce l'incontro, quindi ci sono delle cose che sono proprio nate in Argenta tramite il Trigavolo e i Saperi Sapori. I Saperi Sapori erano una manifestazione che facevamo e venivano tutti i grandi cuochi del mondo, sono venuti lì ad Argenta e abbiamo cucinato assieme, insomma, una sorta di banchetto, e di conseguenza noi avevamo la conoscenza di quello che poteva funzionare in quel momento, no? La novità che c'era in giro per il mondo. E di conseguenza un grande locale di rottura, mentre invece ad Ostellato, che era un locale di grande ricerca sul green, sul biodinamico, sul proprio legato tutto sulla natura, il cliente era totalmente diverso, un cliente meno creativo rispetto al Trigavolo, però molto più conoscitore della materia prima. Mentre in questo versante, quindi in Toscana, qua c'è la cultura del bello, cosa che non c'è nella zona del Ferrarese, dove ero io, qua c'è la cultura del bello, e di conseguenza chi viene al ristorante vuole avere un certo contesto, il piatto deve essere ancora più bello, di grande qualità, perché i toscani hanno il palato fine, e quindi mi sono dovuto da fare per creare le condizioni di avere una cucina curata nei minimi dettagli, però di grande ricerca. Poi ho conosciuto insomma, quando ho avuto con me alla Tamerice Marco, che è con me già da 5 anni, lui è sempre stato molto propenso nella ricerca, quindi tecnologica, e abbiamo fatto un percorso assieme, mi ha creato dei benefici anche a me, quindi infatti adesso la nostra cucina, come potete vedere, è molto tecnologica, abbiamo un po' tutti gli strumenti, dagli ultrasuoni ai distillatori, al runner, Pacojet e compagnia bella. Adesso addirittura ci avremo anche l'opportunità di avere una camera iperbarica giù a Lamporecchio, che ci servirà appunto per riuscire a togliere i pesci dai propri contenitori, tipo l'aragosta viene soffiata e viene estratta dal carapace cruda, e quindi dopo ha un modo totalmente particolare di cottura, molto più buono. Vabbè, insomma, questo è un po' una nostra ricerca per creare le condizioni di valorizzare sempre più la materia prima, che è la cosa determinante. Ecco, tanti non sanno che voi, chef stellati, avete dei tifosi che vi seguono proprio come nello sport, quindi te hai sicuramente dei clienti che ti seguono da Argenta, che ora vengono a Atman 1, passami il termine, verranno anche a Atman 2 per provare negli anni la tua cucina che si evolve facendo anche centinaia di chilometri. Ecco, come riesci a mantenere un filo conduttore con un cliente di questo genere, quindi che segue un'evoluzione e al quale devi giustificare anche lo spostamento in tempo per seguirti? Ecco, questa è una domanda che mi piace molto, ti rispondo ben volentieri, perché di solito, almeno io nella mia vita, delle meteore ne ho viste a centinaia, no? Perché ad un certo punto il giornalista deve logicamente andare a cercare il nuovo, no? Quindi abbandona determinati personaggi. Come può essere, come si è dimenticato, non so, dal momento in cui non avevi più le tre stelle, Santin o via discorrendo, Marchesi. Invece, secondo me, nel percorso culinario, soprattutto in una fase, non dico finale, ma in una fase di maturità, dovrebbe analizzarlo ancora meglio. Mentre invece si ha l'abitudine di analizzare subito, insomma, il ventenne che arriva, fa un piatto, blow, velora, ecco, è nato,
è l'astro nascente, bla bla bla. Invece secondo me dovrebbe andare coi piedi veramente per te. E gli spostamenti nei vari locali sono interessanti, più che rimanere sempre nello stesso posto. Infatti io non mi sono mai comprato anche una casa per quel motivo lì, al di là del costo e del fatto economico, però non ho mai voluto una casa perché altrimenti sarei destinato a stare solo ed esclusivamente in quel posto. Invece io amo spostarmi, mi piace cambiare, mi rende più giovane, diciamo, no? E quindi ogni passaggio, difatti io ho fatto 14 anni al Trigavolo, 14 anni alla Tamerice, 4 anni all'Lapman e poi... E quindi proprio il cambiamento è importante anche per rimanere giovane uno, poi puoi fare ricerche sul territorio, nuove ricerche. Il filo conduttore è sempre uno, è la filosofia del cuoco che da 10 ingredienti che utilizzava in un piatto è arrivato in questo momento a usarne 4 e vorrei usarne uno, insomma, ecco, per andare a cercare proprio la purezza totale del prodotto e la valorizzazione tramite tecnologie o quant'altro. Ecco, senza fare un uso così esasperato della tecnologia, ma si riesce a fare una cucina innovativa anche a casa? Come no, certo, si riesce a fare una cucina innovativa anche a casa, cioè ad esempio quando io faccio i corsi e dico per fare lo sformato di gamberi, dico sempre utilizzare il forno a vapore, la cottura viene fatta a 95 gradi per 16 minuti, bla. Però questo si può fare anche in un modo tradizionale che è quello del bagnomaria e logicamente lì non ci saranno delle tempistiche perfette, però basta insegnarmi e la cosa succede bene. Quando a volte parlo di fare delle maionesi con le albumine dei pesci, non c'è bisogno di avere, che basta un frullatore e la conoscenza come si estraggono, il gioco è fatto, è logico che se devo andare a distillare ad bassa temperatura devo utilizzare logicamente il rotoval, che lo vedete qui sulla mia sinistra, perché quello distilla a bassa temperatura, altrimenti non lo puoi fare. Oppure fai un'estrazione a 60 gradi a caldo, dove io insegno alla gente e poi alla fine uno impara. Cioè, quindi... Però la tecnologia aiuta a creare la qualità assoluta, diciamo. Però la materia prima sembra una cosa importante, determinante, ecco. Senza di quella... La cosa principale è la cura degli ingredienti e qui in Toscana abbiamo la fortuna di avere, certo, se riusciamo a capire quali non sono di importazione con i nostri marchi, che ingredienti usare. Chiaro. Difatti io ho sempre detto che è meglio un cuoco che non sa cucinare, una persona che non sa cucinare con dei grandi prodotti, che un cuoco provetto con delle materie prime scadenti. Il ragazzo non provetto ma con le materie prime buone farà sicuramente un piatto decente, mentre invece il grande cuoco con prodotti scadenti non riuscirà mai a fare un piatto commestibile, insomma. Quindi la materia prima ha l'importanza dell'80%. Bene, io ti ringrazio Igles per questa chiacchierata, onestamente mi è anche venuta l'acquolina in bocca. Spero che ti fermi a mangiare. Ora vediamo che passa il convento. Ciao Igles, e grazie. Ciao.